Siamo tutti stati cacciati dal paradiso, tutti fuori dal giardino, tutti finiti qui sotto a farcela con quei farabutti di Adamo e di Eva, tutti fuori di casa, io per primo, che sono il più solo di tutti, chiuso in un labirinto di specchi che non riflettono altri che me, che me, che me, che me. Buonasera a tutti e benvenuti nel labirinto dello smeraldo questa sera. Io vi ringrazio di aver dimostrato la solita incoscienza. Questo pezzo lo vorrei così introdurre con una breve parabola a sfondo sociale di moda, diciamo, dopo tutti i discorsi degli ultimi giorni. È una parabola che era una delle tre parabole che mi terrorizzavano di mio padre da piccolo. La prima era la storia dell'imbuto, e quella è molto semplice: quando ci sei dentro non puoi risalire. La seconda era la parete di fango, e anche questa aveva lo stesso. La terza invece era la storia terrificante della cicala e della formica. Fattosi inverno, ai primi freddi, la cicala va a bussare al condominio della formica, che nel frattempo ha montato anche i doppi vetri. La cicala bussa, anzi non bussa perché quella c'ha anche il videocitofono, la guarda e dice: che c'è? Chi è? Sarei la cicala, ecco. Beh, non ti riconosco neanche, tanto sei in malarnese. Cosa sarebbero queste sfumature rossastre? Ma no, è la stagione. Dice: ma non eri verde? Sì, ero verde, adesso così mi sono un po' ingiallita. Ma che cosa vuoi? Dice: vorrei un contributo. Ah sì? E perché, che cosa hai fatto fino adesso? Beh, sono cicala, ho cantato. Ah sì, hai cantato. E adesso balla. Siamo dalla parte di Spessotto, da appena nati dalla parte di sotto, senza colletto, senza la scrima, senza il riguardo delle bambine. Dalla parte di Spessotto, con la falla dietro il canotto, col doppio fondo della giacchetta e col grembiule. Senza il fiocco, timorati del domani, timorati dello sbocco. Siamo dalla parte di Spessotto, siamo la stirpe di Zoquastro, i perenni votati all'impiastro, sulla stufa asciugano inchiostro dei fogli caduti nel fosso salvastro. Dalla parte della colletta, dell'acqua riusata nella vaschetta, il telefono con lucchetto e per Natale niente bicicletta. Dalla parte di Spessotto, se non funziona vuol dire che è rotto. Dalla parte del portavacche, se non lo capisci allora lo spacchi. L'oscurità, come un gendarme già, mi afferra l'anima, attardati qui in mezzo alla via. Non siamo per Davide, siamo per Golia. Non per Davide la sua scrima, non per i primi anche alla dottrina. Con il tarlo dentro all'orecchio, la flanellosi che ci mangia a letto, con i peccati da regolare, le penitenze da sistemare. 6 anni sei già perduto, e quando ti interrogano rimani muto, muto. Dalla parte di Spessotto, che non la dicono chiara, non la dicono vera, che non la dicono sincera. Tienti guai ne salvata dai, se resti zitto mai mentirai. Adamo nobile, Carmine qui ricorrocco, crocco e la banda Spessotto, imbrandati in fondo alla stiva degli ultimi banchi della fila, abbagliati dalla balena nella pancia della farina, clandestini sopra la schiena, gettati al mare delle anime in pena, evasi dal compito, evasi dall'ordine, ingrandati sotto un trastino, a giocarcela nascondino, ti soppiando lo sguardo divino. Il paradiso nostro è questo qua, fuori dalla grazia, fuori dal giardino,
fino alla notte che verrà. Non siamo più figli del cielo, figli del cielo, figli del cielo.